secondo me, al di là di qualche errore, abbiamo giocato per 60 minuti anche discretamente. La squadra ha cercato di essere corta, di fare quello che gli avevo chiesto e sono viste cose anche interessanti. Qualche defiance c'è stata. Dal 60esimo abbiamo perso le distanze, poi è venuta la frenesia, la stanchezza e lì poi, secondo me, sono venuti fuori anche i nostri limiti. Atleticamente come l'ha trovata questa squadra? Lei ha detto dal 60esimo qualcosa non ha più funzionato. Ma quello dipende dal tipo di calcio che tu vuoi, cioè ogni arena è in base al suo tipo di calcio, cioè se uno vuole una squadra intensa, aggressiva, deve anche allenarla per questa maniera, se vuole una squadra solo sulle ripartenze magari fa un altro tipo. La squadra secondo me risente un po' di sto fatto che questa grande pressione adesso ti sfugge e può risentire anche di questo. Però ecco, noi molto probabilmente dovremo fare i playoff e la meglio l'avrà in questa situazione che avrà un ambiente più sereno e poi giocherà con la testa più libera. Quindi secondo me non è neanche il caso di dargli troppe pressioni, perché le pressioni le deve avere chi ha le spalle larghe per sopportarle. È possibile che oggi, insomma, è come se ci si fosse levati il pensiero, dice basta, adesso questa pressione di cui parla lei, adesso comincia un altro campionato, noi dobbiamo prepararci per i playoff. No, non era questa l'intenzione. Non vorrei che. Non ho avuto la sensazione che la squadra ha giocato pensando No, non no, di dicevo togliersi il questo. pensiero, perché se fosse così sarebbe A delittuoso. fine gara dico adesso, con questo risultato adesso ci rilassiamo un po' rispetto a questa pressione. Secondo me non c'è bisogno. Cioè, rilassarsi dobbiamo rilassarsi giocando, perché secondo me se stacchi l'interruttore poi non lo riattacchi più. E questo è il problema. Noi dobbiamo cercare di fare bene queste due partite, non c'è tanto tempo giocando ogni 3 giorni. Devo anche dire che non è stato il massimo mettere una partita alle 12:30 il 1° maggio a Palermo, soprattutto quando in queste situazioni si gioca di solito, si gioca la sera, perché si sa che il caldo possa anche incidere dal punto di vista anche tecnico, cioè del gioco, dello spettacolo del gioco, perché molte volte combatti con la stanchezza. Però noi dobbiamo fare leva su tutte queste cose che ha detto lei, ha detto le cose giustissime e dobbiamo tenere conto di tutto e dobbiamo soprattutto pensare in questo momento partita per partita, cercare di recuperare chi possiamo recuperare e soprattutto fare gruppo perché ci giochiamo qualcosa di importante. Ma per ora siamo dentro, però mancano due partite, speriamo di rimanerci. Sono contento della prestazione perché siamo andati in crescendo, siamo partiti timorosi e Palermo ha avuto un predominio importante nella prima parte del primo tempo, poi man mano abbiamo giocato, abbiamo iniziato a renderci anche pericolosi, sono nati i gol, qualche altra opportunità e quindi poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto forse meglio noi rispetto al Palermo, cercando di giocare il nostro calcio di palleggio, di fraseggio per cercare di arrivare bene negli ultimi metri. Gol arrivati da un centrocampista, forse un po' di imprecisione invece le punte. È corretta questa analisi? Sì, qualcosa diciamo che negli ultimi metri potevamo anche qualche rifinitura farla meglio, qualcosa per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo potevamo concludere di più e con più precisione, però va bene così, fare un punto a Palermo per quanto ci riguarda è un punto importante, quindi che ci dà la possibilità, visto i tanti confronti diretti che ci sono oggi, che ci sono le prossime partite. Dobbiamo cercare di fare qualche altra vittoria per cercare di arrivare, quindi è un punto importante.